Cari pellegrini, il 18 luglio la Chiesa ci ricorda San Vincenzo de Paoli. Ora dovete sapere che la congregazione religiosa fondata appunto da San Vincenzo de Paoli contemplava un contratto che affermava che i sacerdoti si sarebbero impegnati a fare vita comune, avrebbero rinunciato a cariche e dignità ecclesiastiche e avrebbero predicato nei villaggi di campagna. Eccetto però che nei mesi estivi, da giugno a settembre, per consentire ai contadini di dedicarsi completamente al loro lavoro. San Vincenzo, che ardeva di zelo per la salute delle anime, mal sopportava questa interruzione e una volta, durante una conferenza, disse ai suoi sacerdoti che lo ascoltavano: attenzione a queste parole di San Vincenzo. Mi pareva che rientrando in Parigi, di ritorno dalle missioni, le porte della città dovessero cadermi addosso e schiacciarmi, perché pensavo dentro di me: tu te ne vai a Parigi, mentre ecco che altri paesi aspettano da te ciò che ora hai fatto in questo e in quello. Se tu non fossi stato in quei paesi, probabilmente quelle tali e tali altre persone, morendo nello stato in cui le hai trovate, si sarebbero perdute e sarebbero ora dannate. Se tu non hai trovato tali e tali peccati in quella tal parrocchia, non hai ragione di credere che se ne commettano di simili nelle parrocchie vicine? Essi quindi aspettano che tu vada a far loro quanto hai fatto con i loro vicini. Aspettano la missione e tu te ne vai? Tu li abbandoni? Intanto, se muoiono e se muoiono nei loro peccati, tu sarai in qualche modo causa della loro rovina e devi temere che Dio non te ne chieda conto. Ecco, signori, conclude San Vincenzo de Paoli, i pensieri che allora mi martellavano l'anima. Ora vedete, cari pellegrini, così ragionano i santi. Prima di ogni cosa viene la salvezza dell'anima, la salvezza delle anime in questo caso. E San Vincenzo de Paoli si fece prendere da questa preoccupazione. Ma può l'evangelizzazione fermarsi? Può l'evangelizzazione prendersi le sue pause? Prendersi le sue vacanze? No, perché ogni giorno comunque tante anime, tante persone muoiono e quindi tante anime vanno nel giudizio particolare davanti al Signore per essere giudicate. Ora attualizziamo un po' il discorso ai noi. La preoccupazione della nostra Chiesa, della Chiesa che tanto amiamo oggi, sono preoccupazioni molto diverse. Preoccupazioni che noi abbiamo sempre denunciato come preoccupazioni ormai mondanizzate, nel senso che tutte schiacciate verso la prospettiva del mondo. Voi pensate che i vescovi, i sacerdoti sono tutti preoccupati, no? Si fanno prendere da tanto zelo per la chiusura di quel determinato ospedale, perché poi non funzionano determinate cose, perché poi aumenta la disoccupazione e via discorrendo. Ma poi la preoccupazione per la salvezza delle anime è completamente sparita. A proposito proprio degli ospedali, no? Tanto zelo per la chiusura degli ospedali, tanto zelo per la sanità che non funziona, benissimo, ma nessuno più si preoccupa del fatto che tanti muoiono in ospedale senza i conforti religiosi, senza la confessione, senza che ci siano sacerdoti che si facciano prendere dallo zelo di accompagnare, di essere sempre presenti e di accompagnare i moribondi. San Vincenzo de Paoli e tutti i santi, torno a ripetere, ragionavano e ragionano in maniera diversa. Prima di tutto viene la salvezza delle anime. Cari pellegrini, vi saluto sempre caramente, ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.